amici carissimi, buonasera. Siamo insieme qui questa sera per l'incontro culturale consueto del mercoledì. Il tema, come avete potuto vedere dalla locandina, è l'umano nel dolore, attraverso le lettere di Emmanuel Mounier e Frida Kahlo. Abbiamo scelto di parlare di due ganti che vivono una vita con orientamenti completamente diversi, perché Emmanuel Mounier è un credente e Frida Kahlo è una non credente. Abbiamo scelto questo per conoscere, per renderci conto di come avvenga l'approccio al dolore guardato da ottiche diverse. Dico abbiamo perché stasera presenteremo questi due grandi, questi due personaggi della cultura, io e Maria Savasta. Io parlerò di Mounier e invece Maria Savasta ci intratterrà su Frida Kahlo. Chi è Mounier? Mounier nasce a Grenoble nel 1905 da una famiglia medio borghese. Il padre era un farmacista. E dopo gli studi normali si iscrive alla facoltà di scienze, ma più per accontentare il padre che per sua scelta. Infatti, dopo un po', abbandona questa facoltà per iscriversi invece a filosofia. Infatti, proprio per chi non lo sapesse, è uno dei più grandi pensatori francesi, anzi è uno dei nomi proprio più alti dell'intellettualità francese del Novecento. Durante gli studi di filosofia conosce Jacques Chevalier, che intanto è un suo grande amico, diventa anche un maestro per gli studi filosofici, anche se successivamente, quando la personalità di Mounier è più completa e quindi ha approfondito gli studi e ha fatto una sua scelta di vita, si trovano su sponde opposte, però l'amicizia continua ad essere sempre forte. Si presenta a Parigi successivamente alla Sorbona e lavorerà ad una tesi che è di una grandissima profondità, di un grande spessore, anzi possiamo dire che resta un punto di riferimento per gli studi successivi per molti filosofi. Lo ricordiamo anche perché fonda la rivista Esprit. È una rivista intorno alla quale graviterà sia il mondo laico che il mondo cattolico. Esprit è stato, possiamo dire, la prima rivista che ha denunciato il sopruso che accadeva all'Est, mentre gli altri in genere non ne hanno parlato, perlomeno non se ne è discusso, non si è evidenziata questa grande problematica. Di che cosa trattiamo per poter entrare nella tematica? Del modo come viene visto l'umano, come anzi l'umano vive nel dolore. Possiamo dire che l'amore e l'attività per Mounier devono suscitare l'unità dinamica della persona. Questo è il suo punto fondamentale che deve risolvere e che ha offerto al mondo della cattolicità, ma anche a quella laica, una linea molto precisa, molto determinata. Per questo possiamo dire che fu un pensatore abbastanza scomodo, sia per la cultura cattolica che per quella marxista. Perché? Anzitutto perché lui perché prendeva il Vangelo esattamente come aveva fatto Pascal e Kierkegaard, cioè un Vangelo nella sua genuinità, nella sua interezza, senza compromessi, in maniera, come dire, proprio radicale, seguirlo alla lettera, non accomodante alle varie situazioni. E parlava infatti della libertà proprio con i toni di un profeta del Vecchio Testamento, ma sensibile, attento e partecipe alla lotta di classe del XX secolo. Lotta di classe che era, come sappiamo, appannaggio del marxismo. Però non condivideva in pieno il marxismo perché, secondo lui, al marxismo mancava ogni istanza ontologica, cioè ogni istanza della trascendenza, per cui l'uomo non era visto, secondo la sua ideologia, in maniera completa. Per cui, secondo l'ideologia marxista, ha delle cose in comune, per altre se ne allontana completamente. Che cosa condivide con il marxismo? Prima di tutto la condanna del capitalismo, perché lo considera sfruttatore dei poveri e degli umili.
condivide anche l'insofferenza verso un mondo borghese, un mondo considerato corrotto, ma anche privo di un'etica morale accettabile. E quindi da sinistra lo accusavano, anche se, come abbiamo visto, condivideva determinati momenti, determinati valori, lo accusavano di essere troppo romantico e antimoderno, come se vagheggiasse un ritorno alla civiltà preindustriale. Da destra, invece, i cattolici lo consideravano un marxista, anzi, lo definivano un marxista vestito da cristiano. Ma in effetti Monnier che cosa vagheggiava? Ecco, vagheggiava una via intermedia tra l'egoismo borghese e il totalitarismo marxista. Questo ci fa pensare a un uomo che a forse a volte potesse sembrare ambiguo, ma in effetti solo un po' all'occhio non molto attento, non molto capace di entrare in quello che è l'obiettivo della sua ideologia, della sua filosofia, può sembrare tale, ma in effetti ha cercato in ogni modo di valorizzare le esigenze della persona umana, esigenze che si devono realizzare con un legame armonico e organico tra l'individuo e la società. Il suo riferimento è soprattutto l'uomo rinascimentale, ce lo possiamo dire chiaramente, perché è l'uomo del Rinascimento che è visto in una maniera così equilibrata, l'essere che è capace di fare la sua storia, l'essere che è proprio al centro di ogni attività, capace di fare scelte, capace di pensare con la sua testa, capace quindi di avere il senso della coscienza e della libertà nella maniera più piena. Partendo dalla posizione cristiana, ha saputo fondare una posizione civile molto costruttiva, un movimento filosofico che è individuato, che è chiamato, che è conosciuto con il nome di personalismo. Il personalismo, quindi, che è un movimento di gente, è bellissima l'immagine che comunque ci lascia, un'immagine metaforica in cui dice che può essere paragonato questo movimento di gente alla volta celeste piena di stelle, in cui però ogni stella ha una vita propria. Quindi la vita propria è quella dell'individuo, che però si realizza insieme alle altre stelle in questa grande e immensa volta celeste. Quindi l'individuo, nella sua formazione, non può vivere comunque a sé stante, ma vive la sua individualità nel complesso della società insieme agli altri individui, insieme agli altri esseri, perché è con loro che costituisce la società alla quale bisogna garantire un bene comune. Tra le altre opere che ha scritto, noi ci siamo fermati sulla lettura di alcune lettere sul dolore, perché è da qui che possiamo dedurre qual è la sua offerta, qual è la sua convinzione e quindi che cosa offre all'umanità. Le lettere sul dolore possiamo dire che sono una raccolta di lettere, anzi un classico in sé per sé, un classico che dovrebbe sempre far compagnia alle persone, un classico che dovrebbe essere sul comodino di ciascuno per avere la possibilità di sfogliarlo costantemente e trarre la linfa vitale per la vita. Sono lettere scritte alla fidanzata, a quella che prima era la fidanzata Paulette, che poi è diventata la moglie. Ma le lettere sono anche indirizzate agli amici, ai genitori, e sono lettere che raccolgono la testimonianza proprio della sua profonda religiosità dal 1928 al 1950. Il tema, intendiamolo come filo conduttore di quest'opera, è il dolore delle cose, il dolore che si coglie nella vita intesa come esperienza, un'esperienza misteriosa in cui gioia e dolore si intrecciano, in cui gioia e dolore si svolgono in maniera tale da creare una vera coincidenza, una coincidenza tra dolore e sofferenza tanto da cogliere la dolcezza della sofferenza stessa. Quindi non sono due poli contrastanti, ma sono due momenti che tra di loro si integrano.
sono due momenti in cui la sofferenza e il dolore vengono vissuti, ma con una dolcezza indefinita, indeterminata, tale da trasformare questi due momenti in qualcosa che dà all'uomo la forza, la potenza, la gioia di vivere. Quindi ogni esperienza della vita, possiamo dire, secondo il nostro grande filosofo, è vissuta come attesa, ma nello stesso tempo è vissuta come una pregustazione della salvezza. Verità che è nascosta nella vita, per cui noi spesso ci lasciamo sfuggire la ricchezza e la profondità di questo messaggio. Cioè, o viviamo la gioia o viviamo il dolore, ma non riusciamo a innalzare il dolore a gioia. Due momenti che sembrano contraddittori, ma che secondo appunto la filosofia di Meunier possono e devono dare all'uomo la possibilità di una armonia, sollevando l'uno, il dolore, verso la gioia, riportando la gioia alla comprensione del dolore. Certo, sostiene Alberto Savorano, ci vuole una grande umanità per capire che la cosa più difficile da sopportare nella vita è proprio il dolore, che la cosa di cui abbiamo più bisogno nel dolore è che ci sia qualcuno con noi a condividerlo, qualcuno che ci aiuti a non farci sentire soli. Ci vuole cioè una grande, infinita e straordinaria umanità. Questa è la vita umana, che Meunier non considera, non censura, ecco, non la vede come un cielo calato sulla terra, né tantomeno semplicemente come un autocontrollo, ma è proprio l'espressività tutta dell'uomo, però una espressività destinata a qualcosa che sovrasta l'uomo. Lo stesso scrittore Rondoni dice che non a caso la tradizione degli ospedali è una tradizione cristiana, mentre se volgiamo lo sguardo ad altre civiltà non cristiane, ci accorgiamo che quello che prevale è il culto dei sepolcri, è il culto della tomba, non tanto questo modo così umano di comprendere la realtà, innalzandola, purificandola, accettandola e mai con rassegnazione. La posizione quindi di Meunier di fronte al dolore è una posizione che genera fino alla capacità civile, come abbiamo detto prima, di fare qualcosa di permanente. E questo non è a livello sentimentale, non è sentimentalismo in lui, è proprio un fatto, una realtà riscontrabile. Quindi, dicevamo che non troviamo in Meunier sentimentalismo, questa è una cosa da mettere bene in evidenza, cioè non è un modo per idealizzare qualcosa. Ma è invece una risposta ad una realtà, perché è nella realtà che l'uomo vive, quindi è il fatto in sé che bisogna prendere in considerazione. C'è la sfida che l'ipotesi cristiana sia capace di dare ragione all'unica cosa che mette in difficoltà sul serio la vita dell'uomo, è la sfida di tutti i giorni. E perché ciò avvenga, Meunier fa appello alle tre dimensioni esistenziali: la dimensione verso Dio, la dimensione verso se stessi, la dimensione verso gli altri. Non c'è un prima e un poi nelle dimensioni, c'è una compresenza, c'è un modo di essere se stessi in questa ottica fondamentale di un rapporto verso Dio, verso se stessi e verso gli altri. Ricordo quindi i due momenti esistenziali importanti che Meunier ci presenta, no? Il momento individuale e il momento collettivo. Il momento individuale, pregno di una formazione cristiana, il momento collettivo, pregno appunto di una partecipazione alla vita civile e sociale di cui l'uomo non può fare a meno. Ricordiamoci ancora appunto dell'esempio che ha portato di un cielo pieno di stelle. Adesso passiamo proprio alla lettura di alcune lettere che Meunier ha scritto, come abbiamo detto, che sono state raccolte in questa sua opera, e sono lettere che in ordine a quanto abbiamo accennato ci documentano proprio l'esperienza viva di una presenza di Dio nella vita, cioè un modo nuovo di guardare la realtà.
che, attenzione, non vuol dire eliminazione dei problemi o della sofferenza, del male o della malattia, ma al contrario è una risposta plausibile, positiva, sicura a ciò che quotidianamente accade. Diamo voce per questo a Francesco, il quale ci leggerà una delle prime lettere scritte da Monnier, in cui egli è consapevole che alla verità della vita si giunge stando non al di fuori della vita, non in una dottrina, non in un bel discorso, ma nella carne. E ciò perché le tenebre non si confondono con la luce. È una lettera bellissima in cui ricorda un caro amico e attraverso le parole possiamo recuperare questo messaggio che abbiamo così in maniera molto semplice additato. Francesco. Il giorno della morte del mio amico ha portato in primo piano, tra i miei pensieri, tutto il dramma di una vita che aveva in sé il dramma di una famiglia, di una generazione, di un'umanità. Ne ho ricevuto un tale arricchimento che, nonostante l'irreparabile, ci sono delle ore e delle settimane che non vorrei non aver vissuto. E penso che sia proprio questo che manca, soprattutto a quelle anime tronfie di professori. Il sacrificio accettato spontaneamente, o la prova, la nozione stessa, la nozione concreta della miseria umana, come della sua vera grandezza. Non conoscono l'ospedale se non dall'interno delle loro commissioni d'igiene. È molto forte a professionisti che magari guardano l'uomo soltanto dal punto di vista della fisicità, ma non entrano in quello che è il suo mondo interiore, come se l'essere umano potesse distinguersi tra materia e spirito e fare vivere questi due momenti in campi diversi e separati. Monnier e sua moglie Paulette hanno tanto desiderato avere un bambino e appena avuto finalmente una desideratissima creatura, una bambina, sono veramente al colmo della felicità, però questa bambina dopo poco tempo si ammala di meningite e per parecchie settimane sta tra la vita e la morte. Ma questa incertezza porta a un altro interrogativo ancora più forte, peggiore, cioè c'è la possibilità che rimanga idiota per tutta la vita, cioè se sopravvive sarà idiota per tutta la vita. La bambina aveva 7 mesi quando ha cominciato a star male. E si pensa, che il malore sia stato provocato da una vaccinazione. Per qualche tempo sopravvive. E nella casa di Emmanuel, come si chiama, Mounier, chiunque fosse invitato, anche ministri, poiché tutti i grandi d'Europa vi sono passati, avrebbe visto al posto d'onore della tavola la piccola idiota. Non è mio il termine, lasciatemelo passare. È proprio di chi scrive, di chi racconta questo episodio. È presente alla tavola perché, secondo la coppia Monnier, essa è il segno della croce di Cristo. Dipendenza quindi dal mistero che è quello che fa tutte le cose, ma con una delicatezza enorme nella domanda e nell'attesa, che non è pertanto una pretesa, ma è qualcosa che prepara all'accettazione, sublimando il dolore, perché così il disegno che Dio ha su questa famiglia. La moglie, la vediamo in questa fotografia, in questa immagine di Épaulette Lecerc. Diamo voce a Gennaro, che ci presenta appunto una prima lettera inviata alla moglie, alla data 20 marzo 1940, non una prima lettera in ordine cronologico, perché lui ne aveva tante altre scritte, ma secondo come noi le abbiamo scelte, la indichiamo come prima perché è quella che ci dà un messaggio forte, quella che ci fa entrare molto nella tematica. Gennaro. Che senso avrebbe tutto questo se la nostra bambina fosse soltanto una carne malata?
un po' di vita dolorante, e non invece una bianca piccola ostia che ci supera tutti, un'immensità di mistero e di amore che ci avvalerebbe se lo vedessimo faccia a faccia. Lettera del 20 marzo 1940 alla moglie Poletti. Diciamo anche l'altra, volevo aggiungere qualcosina a questa lettera, che comunque è completata da altre riflessioni. Noi abbiamo letto solo quella parte che il filosofo ha scritto alla moglie, ma sempre nella stessa lettera c'è un riferimento che mi fa piacere presentarvi. Lui dice: tu senti le piccole povere voci supplicanti di tutti i bambini martiri del mondo. E qui una riflessione la dobbiamo necessariamente fare, perché appunto lo sguardo si allarga, e la cosmicità per il cristiano anche di un gesto molto piccolo. E tu senti il dolore che la loro infanzia sia andata perduta nel cuore di milioni di uomini che ci chiedono, come un povero al margine della strada. Diteci, voi che avete il vostro amore e le mani piene di luce, volete veramente donarci tutto questo? Quindi se a noi non resta che soffrire, no? Che subire, che sopportare, forse non ce la faremmo a dare quello che è stato chiesto. Noi invece non dobbiamo pensare al dolore come a qualcosa che ci viene strappato, ma come a qualcosa che noi doniamo, dice Monnier, a qualcosa che noi doniamo, e questo per non lasciare ad agire soltanto chi è il piccolo con il Cristo. Non voglio, continua, che si perdano questi giorni. Dobbiamo accettarli per quelli che sono. E questi sono giorni pieni di una grazia sconosciuta. Di una grazia sconosciuta. Queste sono le ultime parole con cui termina la lettera a Paulette Monnier del 30 marzo 1940. Leggiamo adesso la seconda lettera, quella dell'11 aprile. Gennaro. Sento come te una grande stanchezza e una grande calma mescolate insieme. Sento che il reale e il positivo sono dati dalla calma, dall'amore della nostra bambina, che si trasforma dolcemente in offerta, in una tenerezza che l'oltrepassa, che parte da lei, ritorna a lei, ci trasforma con lei. 11 aprile 1940. Di fronte alla malattia, di fronte alla sofferenza, domanda che nulla vada perduto e che nessun giorno venga sciupato, così come nella stanchezza una calma pervade il cuore, una calma nella speranza di una positività ultima. E subito dopo qualche giorno, ancora alla moglie scrive: eccoci nella stessa condizione, poveri, bambini deboli come sempre, le gambe stanche, il cuore stanco e piangente. E la stessa mano si posa sulla nostra spalla, mostrandoci tutta la miseria degli uomini, tutte le lacerazioni degli uomini, coloro che odiano, uccidono, fanno smorfie, e coloro che sono odiati, uccisi, deformati per tutta la vita, e tutto il cinismo dei ricchi. E poi ci mostra questa bambina, colma delle nostre speranze future, e non ci dice se ce la prenderà o ce la ridarà, ma lasciandoci nell'incertezza ci sussurra dolcemente: datamela per loro. E soavemente insieme, cuore a cuore, senza conoscere se egli ce la terrà o ce la ridarà, ci prepariamo a donargliela, poiché le nostre povere mani deboli e peccatrici non sono in grado di tenerla. E soltanto se l'avremo messa nelle sue mani avremo la speranza di ritrovarla. In ogni caso, siamo sicuri che tutto ciò che accadrà a partire da quel momento sarà positivo. Ecco, è proprio questo ciò che emerge dalla condizione di essere cristiani. Qualunque cosa avvenga, conclude, nella nostra vera condizione di cristiani, noi lo faremo. Ed è una cosa molto bella, per la forza e per la gioia che ne viene al cuore,
questa trasfigurazione dell'amore, dell'amicizia, delle ore, della morte, perché è rivestita da una immagine molto profonda che abbraccia in fondo il cuore di ognuno di noi. Diamo voce all'altra lettura e la affidiamo a Raphael. Amavamo la felicità tanto più desiderata in quanto non era solo felicità. Ci è stata chiesta una rinuncia un po' brutale. È certo che noi usciremmo più arricchiti, forse con una specie di felicità. Forse con la sventura, non lo possiamo prevedere, ma più ricchi. E se avremmo la felicità, François, guarita o qualche altra cosa, ce ne serviremmo con più delicatezza. Queste poche righe che abbiamo letto adesso, in effetti già il filosofo, l'autore, le aveva scritte alla moglie qualche giorno prima delle lettere. E se leggiamo attentamente, la domanda sembra già spalancarci verso un abbozzo della risposta. Sì, avremo la felicità, ma se non l'avremo, noi certamente ne usciremo con più delicatezza, perché avremo accolto nel nostro cuore, come ha detto prima, la speranza e la gioia che comunque, donandola a Dio, noi questa bimba la rivedremo. Da un taccuino di guerra, presenza di Françoise, è la storia della piccola Françoise che sembra continuare la sua esistenza con dei giorni privi di storia. Il primo sforzo è stato da parte dei coniugi, quindi di papà e mamma, quello di superare la psicologia della sventura. Questo miracolo che un giorno si è spezzato, questa promessa su cui si è richiusa la porta di un sorriso cancellato, di uno sguardo assente, di una mano senza progetti, non è possibile che sia una cosa casuale, una cosa accidentale. È qualcosa che è venuta dall'alto e che bisogna accogliere a cuore aperto, perché solo questo dà la forza e la possibilità nel sostenere un dolore così grande. Diamo a Rita la possibilità, la voce, per leggere questa ultima parte, questa ultima lettera, indirizzata sempre alla moglie. Ma più che una lettera, la dobbiamo prendere come una voce di una comunità. Nel senso che molti dicevano, ma guarda, è toccato loro veramente una grande disgrazia. E invece non si tratta di una disgrazia. Perché la coppia sosteneva, siamo stati visitati da qualcuno molto grande. Non ci siamo fatte delle prediche. Non restava altro che fare silenzio davanti a questo mistero che a poco ci ha pervaso interamente della sua gioia. Rita. Invece non si tratta di una disgrazia. Siamo stati visitati da qualcuno molto grande. Così non ci siamo fatti delle prediche. Non restava che far silenzio dinanzi a questo nuovo mistero che poco a poco ci ha pervaso della sua gioia. Ho avuto la sensazione, avvicinandomi al suo piccolo letto senza voce, di avvicinarmi ad un altare, a qualche luogo sacro dove Dio parlava attraverso un segno. Ho avvertito una tristezza che mi toccava profondamente, ma leggera e come trasfigurata. E intorno ad essa mi sono posto. Non ho altra parola in adorazione. Certamente non ho mai conosciuto così intensamente lo stato di preghiera come quando la mia mano parlava a quella fronte che non rispondeva, come quando i miei occhi hanno osato rivolgersi a quello sguardo assente. Mia piccola François, tu sei per me l'immagine della fede. Qua giù la conoscerete in enigma. È come in uno specchio. In questa storia, dice lo scrittore, la nostra disgrazia ha assunto un'aria di evidenza, una familiarità rassicurante, o piuttosto, non è la parola giusta, una familiarità impegnata, un richiamo che certamente non dipende più dalla fatalità.
La guerra è scoppiata, tanto da coinvolgerla nella grande miseria comune. Così immerso, il peso è diventato più lieve per lo scrittore, per il filosofo, per il padre. La guerra ha offerto momenti atroci di solitudine e di angoscia. Ma nonostante questi momenti, la guerra ha finito per guarire dalla malattia di quanto era accaduto. Quanti innocenti straziati, quanti innocenti calpestati. E questa piccola bambina immolata giorno per giorno, forse è stata la vera speranza nell'orrore di quei tempi. Non si può soltanto scrivere libri. Bisogna pure che la vita stacchi dall'impostura del pensiero che vive sulle azioni e sui meriti altrui. Ora la minaccia è lontana e si continua a vivere insieme, Françoise, dice il papà, piccola mia, e sentiamo una nuova storia intervenire nel nostro dialogo. Occorre resistere alle forme facili della pace segnata dal destino, ma rimanere padre e madre, non abbandonarti alla nostra rassegnazione e non abituarci alla tua assenza e al tuo miracolo. Donarti il tuo pane quotidiano di amore e di presenza, continuare la preghiera che tu rappresenti, ravvivare la nostra ferita, poiché questa ferita è la porta della presenza e restare sempre con te. Concludiamo questa piccola rassegna con un appello che il nostro filosofo fa alle generazioni successive, soprattutto ai ragazzi universitari. Dice loro: voi che siete abituati alle cose scientifiche, sapete che l'ipotesi di lavoro giusta è quella che valorizza tutte le altre. La fede è l'ipotesi capace di valorizzare la vita e l'attimo, di trasformare in vita la morte e di rendere potenza creativa quello che sarebbe invece una sepoltura. Ecco, le ultime parole che abbiamo letto, queste lettere, ma che appartengono anche a un'altra raccolta di conversazioni, indicano la possibilità di essere coscienti di sé momento per momento, secondo l'insegnamento che ce ne ha lasciato Monnier. Essere coscienti con una positività e una profondità con cui non esiste alcuna possibilità di paragone. E lui dice sempre agli universitari: avete tutta la vita per provarlo. Avete tutta la vita per vedere come l'umanità si avvicina al dolore. Un'umanità così, come l'abbiamo descritta, non può essere destata da nessun'altra cosa se non dalla fede. Può essere destata semplicemente da una comunione che è indizio di liberazione per tutti. Io ho finito. Mi auguro che possiate gustare il messaggio di Monnier come ho gustato veramente io, tanto da trovare anche momenti di commozione. E adesso sentiamo come questa stessa tematica è sviluppata nel pensiero, negli scritti, ma anche nella pittura, che adesso presenterà Maria Savasta, di un'altra grande, la Calò. Sì, dopo aver sentito tutta questa bellezza dell'amore presentata dal filosofo Monnier, sì, la figlia disabile. E ovviamente, come è stato detto prima, la Calò è tutta all'opposto, perché mentre il filosofo ha cercato di sublimizzare il dolore, mi ha colpito molto una frase nella prima lettera, quando dice che la sua bimba era come un'ostia e la paragonava alla sofferenza di Cristo. L'ostia, all'ostia consacrata che si dona, che si spezza, che si dà. E invece la Calò, che è una pittrice messicana, morta abbastanza giovane, sfortunata, il suo padre era di origine ebrea, la madre invece messicana, hanno avuto questa bambina che è nata con la spina bifida e non è stato riconosciuto subito che era quello il problema. Perciò pensavano fosse una poliomielite, qualche cosa, invece il problema era proprio la spina bifida. Non solo ha avuto questo problema da piccola, ma poi a 18 anni è rimasta vittima di un incidente stradale in un autobus mentre viaggiava.
e riportò delle gravissime fratture alle vertebre lombare, 5 fratture al bacino, al piede sinistro, lussazione, e in più, sempre in quell'incidente, un corrimano dell'autobus le entrò dal fianco e le uscì dalla vagina e la segnò per tutta la vita. Ho avuto tantissime operazioni chirurgiche, eccetera. E lei è convissuta col dolore fino alla morte. Però voleva far emergere che anche nel dolore non ci si deve arrendere. Lei non era credente, ma credeva nell'uomo, credeva nella vita, credeva nell'amore, credeva nella continuità anche nei figli, che ha desiderato moltissimo, ma purtroppo non ha potuto avere. Fu, diciamo, per la sua epoca un po' da scandalo, perché la sua vita non fu inserita nei canoni normali. Allora ebbe rapporti omosessuali, rapporti con diversi uomini. Poi, però, specialmente nel periodo in cui restò a letto, che suo padre le regalò uno specchio, un letto a baldacchino con lo specchio per poter dipingere, allora lei in quel periodo ha visto se stessa come in una proiezione, come se la vita l'avesse colpita nella colonna vertebrale. Infatti dipingeva sempre una donna colpita dalle scimmie che le stavano dietro, e la classificarono come una pittrice del surrealismo. Invece lei non voleva essere classificata in nessuna corrente, perché diceva: io sono io voglio emergere, io sono la singolarità, voglio essere. Sono diversa non solo nel fisico, sono diversa nell'anima, sono diversa nel dolore, deve emergere la mia persona, deve emergere il mio intelletto, la mia vita. Presentò delle sue opere, e poi un grande pittore del tempo, che era Diego Rivera, vedendo le sue opere, realmente l'apprezzò molto e disse: lei è una surrealista fatta da sé, cioè non che avesse studiato il surrealismo. Ma era spontanea, era naturale. E con questa persona con Diego Rivera, poi si innamorarono, si sposarono, tradimento di qua, tradimento di là, eccetera. Visse proprio nel dolore tantissimo, ma era affascinante pur nel suo dolore. Infatti, anche uomini illustri si innamorarono di lei, come il rivoluzionario Lev Trotskij. Il rivoluzionario russo che poi era scappato dalla Russia, diciamo, ha avuto delle, come dicevo prima, le compagne, ma lei viveva il dolore non come una proiezione dell'anima per una vita migliore, come una purificazione, come. No, era una realtà che doveva accettare cercando di superarla in questa vita, valorizzando le proprie qualità intellettive e artistiche. E anche perché lei ha avuto un rapporto molto conflittuale anche con il suo corpo, e dicendo: io sono uguale agli altri, perciò cercava di emergere anche come donna, non asessuata, ma sessuata, con le sue esigenze, e andava cercando, diciamo, l'amore. Ha vissuto lei un amore, una vita d'amore, è stata molto amata prima dai genitori e poi dagli uomini che le sono state vicino, compreso il marito che, pur tradendola, restò sempre innamoratissimo e per la seconda volta le chiese di sposarla. E anche delle donne con le quali ebbe qualche relazione. Allora, ora iniziamo con uno straccio di una sua lettera che ce la presenta Ada. Questo è uno straccio di una sua lettera. Perché studi così tanto? Quale segreto vai cercando? La vita te lo rivelerà presto. Io so già tutto, senza leggere o scrivere. Poco tempo fa, forse solo qualche giorno fa, ero una ragazza che camminava in un mondo di colori, di forme chiare e tangibili. Tutto era misterioso e qualcosa si nascondeva. Immaginare la sua natura era per me un gioco. Se tu sapessi com'è terribile raggiungere tutta la conoscenza all'improvviso,
come se un lampo illuminasse la terra. Ora vivo in un pianeta di dolore, trasparente come il ghiaccio. È come se avessi imparato tutto in una volta, in pochi secondi. Le mie amiche, le mie compagne, si sono fatte donne lentamente. Io sono diventata vecchia in pochi istanti e ora tutto è insipido e piatto. So che dietro non c'è niente. Se ci fosse qualcosa, lo vedrei. Da lettera ad Alejandro Gomez Arias, settembre 1926, in Lettere appassionate. Qui mi colpisce quando dice che le ragazze si sono fatte donne lentamente e io dice in un solo istante sono diventata vecchia. E poi la fatalità di questa donna, di questa, perché era molto, molto intelligente, fatalista, amava se stessa e amava forse più la sua intelligenza. E allora dice che so che dietro dice, non c'è niente, perciò non ha la speranza di una vita futura e di un qualche cosa che possa esserci nell'aldilà. No, e tutto finisce, e dietro non c'è niente. E se ci fosse, dici, io lo saprei, perché se ci fosse un al di là, se ci fosse qualche cosa di diverso, l'avrebbe percepito, e invece non ha percepito niente. E allora pensa, è certa che non ci sia proprio niente. E certo, questo tipo di dolore deve fare soffrire ancora di più di un dolore, quando invece è accettato alla luce della redenzione. Ora continua Ada. La mia notte è come una grande cuore che pulsa. Sono le 3:30 del mattino. La mia notte è senza luna. La mia notte ha grandi occhi che guardano fissi una luce grigia che filtra dalle finestre. La mia notte piange. E il cuscino diventa umido e freddo. La mia notte è lunga e sembra tesa verso una fine incerta. La mia notte mi precipita nella tua assenza. Ti cerco, cerco il tuo corpo immenso vicino al mio, il tuo respiro, il tuo odore. La mia notte mi risponde, vuoto. La mia notte mi dà freddo e solitudine. Cerco un punto di contatto, la tua pelle. Dove sei? Dove sei? Mi giro da tutte le parti, il cuscino umido. La mia guancia mi si appiccica, i capelli bagnati contro le tempie. Non è possibile che tu non sia qui. La mia mente vaga, i miei pensieri vanno, vengono e si affollano. Il mio corpo non può comprendere, il mio corpo ti vorrebbe. Il mio corpo, quest'aria mutilata, vorrebbe per un attimo dimenticarsi del tuo calore. Il mio corpo reclama qualche ora di serenità. La mia notte è un cuore ridotto a uno straccio. Molto forte questa espressione, il cuore ridotto a uno straccio. È una lettera scritta realmente forse in un minuto di disperazione, di ansia. È molto poetica anche quando scrive. Scrive al marito che l'aveva lasciato a causa un tradimento, Diego Rivera. Però lei poi sente questa mancanza, sente lo vorrebbe vicino. E questa lettera non fu mai spedita, fu trovata dopo la sua morte. E proprio quando dice il mio corpo mutilato, mi manca il tuo calore, mi manca la tua vicinanza, ho il cuscino umido, è una notte senza luna, una notte fredda, una notte senza finestre, senza niente, perché ha il cuore proprio ridotto come uno straccio quando uno asciuga magari l'acqua, lo strizza ed è sofferente proprio, che non cola nemmeno l'acqua, nemmeno il sangue dal cuore. Allora, continua Maria Luigia.
La mia notte sa che mi piacerebbe guardarti, seguire con le mani ogni curva del tuo corpo, riconoscere il tuo viso e accarezzarlo. La mia notte mi soffoca per la tua mancanza. La mia notte palpita d'amore, quello che cerco di arginare, ma che palpita nella penombra, in ogni mia fibra. La mia notte vorrebbe chiamarti, ma non ha voce. Eppure vorrebbe chiamarti e trovarti, e stringersi a te per un attimo, e dimenticare questo tempo che massacra. Il mio corpo non può comprendere. Ha bisogno di te quanto me. Può darsi che in fondo, io e il mio corpo, formiamo un tutt'uno. Il mio corpo ha bisogno di te, spesso mi hai quasi guarita. La mia notte si scava fino a non sentire più la carne e il sentimento diventa più forte, più acuto, privo della sostanza materiale. La mia notte mi brucia d'amore. Sono le 4:30 del mattino. La mia notte mi strema. Sa bene che mi manchi e tutta la sua oscurità non basta a nascondere questa evidenza che brilla come una lama nel buio. La mia notte vorrebbe avere ali per volare fino a te, avvolgerti nel sonno e ricondurti a me. Nel sonno mi sentiresti vicina e senza risvegliarti le tue braccia mi stringerebbero. La mia notte non porta consiglio. La mia notte pensa a te come un sogno ad occhi aperti. La mia notte intristisce e si perde. La mia notte accentua la mia solitudine, tutte le solitudini. Il suo silenzio ascolta solo le mie voci interiori. La mia notte è lunga, lunga, lunga. La mia notte avrebbe paura che il giorno non appaia più, ma allo stesso tempo la mia notte teme la sua apparizione, perché il giorno è un giorno artificiale in cui ogni ora vale il doppio. E senza di te non è più veramente vissuta. La mia notte si chiede se il mio giorno somiglia alla mia notte, cosa che si spiegherebbe la mia notte, cosa che spiegherebbe la mia notte, perché tempo anche il giorno. La mia notte ha voglia di vestirmi e di spingermi fuori per andare a cercare il mio uomo. Ma la mia notte sa che ciò che chiamiamo follia, da ogni ordine, semina disordine, è proibito. È la notte della solitudine, forse qualche volta l'abbiamo passato un po' tutto, questa sensazione di vuoto, di essere soli, della notte che magari somiglia al giorno, oppure che il giorno è una continuazione della notte, e della solitudine e di tutte le solitudini. E la notte, questo tre volte, è lunga, 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 come se non finisse mai. Una notte tremenda, sentirsi soli, desiderare avere la persona amata vicino, sapere che non c'è. E la voglia di vestirsi ed uscire fuori e non sa che non lo può fare. E una notte, dice, la notte sa che ciò che chiamano follia ad ogni ordine semina disordine ed è proibito. Perché quello che il corpo desidera non è nell'ordine delle cose, è come una follia andare a uscire di notte, andare a cercare il suo uomo. È un disordine nell'ordine naturale delle cose. Allora lei ne è coscia e il suo cuore piange e scrive e continua: la mia notte ti ama fin nel suo intimo e risuona anche nel mio. Non so, io penso che sia stata una donna veramente, è stata brava nell'esprimere così bene i suoi sentimenti anche su carta, in una forma oltre che, diciamo, spontanea. Io vedo anche tanta poesia in quello che scrive. Ed è stata, oddio, non da ammirare dal lato umano, perché ha accettato la sua, diciamo, il suo handicap, perché è stata sofferente fino alla morte. Dovete pensare che un 6-7 anni prima della morte ha avuto anche amputata una gamba, perché le era andata in gangrena. Eppure cercava di non arrendersi mai, di continuare, di andare avanti. E la sua vita è stata
una lunga notte rischiarata dall'arte e dall'amore. Ti legge Rita. La mia notte si chiede cosa non sia proibito. Non è proibito fare corpo con lei, questo lo sa, ma si irrita nel vedere una carne fare corpo con lei sul filo della disperazione. Una carne non è fatta per sposare il nulla. La mia notte ti ama fin nel suo intimo e risuona anche nel mio. La mia notte si nutre di echi immaginari. Essa può farlo. Io fallisco. La mia notte mi osserva. Il suo sguardo è liscio e si insinua in ogni cosa. La mia notte vorrebbe che tu fossi qui per insinuarsi anche dentro di te con tenerezza. La mia notte ti aspetta. Il mio corpo ti attende. La mia notte vorrebbe che tu riposassi nell'incavo della mia spalla e che anche io riposassi nell'incavo della tua. La mia notte vorrebbe essere spettatrice del mio e del tuo godimento, vederti e vedermi fremere di piacere. La mia notte vorrebbe vedere i nostri sguardi e avere i nostri sguardi pieni di desiderio. La mia notte vorrebbe tenere fra le mani ogni spasmo. La mia notte diventerebbe dolce. La mia notte si lamenta in silenzio della sua solitudine al ricordo di te. La mia notte è lunga, lunga, lunga. Perde la testa, ma non può allontanare la tua immagine da me. Non può dissipare il mio desiderio. Sta morendo perché non sei qui e mi uccide. La mia notte ti cerca continuamente. Il mio corpo non riesce a concepire che qualche strada o una qualsiasi geografia ci separi. Il mio corpo diventa pazzo di dolore, di non poter riconoscere nel cuore della notte la tua figura o la tua ombra. Il mio corpo vorrebbe abbracciarti nel sonno. Il mio corpo vorrebbe dormire in piena notte e in quelle tenebre essere risvegliato al tuo abbraccio. La mia notte urla. E si strappa i veli. La mia notte si scontra con il proprio silenzio, ma il tuo corpo resta introvabile. Mi manchi tanto, tanto. Le tue parole, il tuo colore. Fra poco si leverà il sole. Tanto complimenti perché avete letto in una maniera meravigliosa, proprio da trascinare chi vi ha ascoltato. Certo, noi vi abbiamo proposto questi due momenti tanto contrastanti tra di loro, ma non spetta a noi né trarre conseguenze né indicare momenti che possono essere da seguire, né per l'uno né per l'altro verso. Abbiamo semplicemente voluto mettere in evidenza come comunque l'umano deve affiorare sia nel campo in cui ci sia una fede forte, sia nel campo in cui non ci sia una fede e l'unica fede diventa metaforicamente la notte. Cioè la fede è l'ipotesi che è capace di valorizzare la vita, di valorizzare l'attimo, di trasformare in vita la morte e di rendere quasi una potenza creativa, quello che sarebbe una sepoltura. Però la scelta dipende dalla persona, dipende dalla sua formazione, dipende da quello che si propone come obiettivo, dipende dalla conoscenza che ha di sé e degli altri.